Su Word ho fare T7 parte 4. Parte 4, arrivati qui dopo la fine battaglia con il leone bianco che ora è il nostro amico. La ragazza verde è temporaneamente fuori uso. Vediamo cosa succede. Mi fa giocare l'uomo. Power Water. Ho fatto. Ancora? Ok. Di qua mi dice che non ho finito. Fammi vedere, Power Water, ti vedo. Devo andare di qua ora. Qui c'era una cosettina qui. A questo punto fatto. Interagisco con lei di filmato. Ok, gli ho scaldato un focolare. Sai perché con questi linguaggi in inglese, però vedo che si va avanti. Lo stesso. Non importa. Di capirci tutto. 此人行事不择手段，非正道所应为。敖须神尊为何陷入这等恶毒之类？ Basta capirci il giusto. Allora, ok, lei è stanca dal combattimento del leone e ci siamo. Ora, lui la sorveglia, lei riprende i sensi. Gli altri due dove sono? Non lo so. Qingmei他们呢？金耀。 师弟, 我已无大碍, 多谢你。 还有, 男女授受不亲, 手不能随便牵。 请你以后, 莫要再做出此等举动。 你我共生, 我只想确保你的安全。 修吾几乎没有世间观念, 我也不该太苛责你。 Ok, sto bene, grazie, sono contento. 我没骗你。 Che tu sia salva. Adesso sto bene. Ora. Il prossimo obiettivo. Non so qual è, lo vedremo presto, lo vedrò presto. Dopo i dialoghi. Ok, ti proteggerò. Sarò al tuo fianco e questi due ormai sono come perché ormai si gioca in quattro. Arriva lui con qualcosa da mangiare per metterci in forza. Questo ragazzo è il quarto e ultimo della squadra che fa con la pistola. Combatte con la pistola. Sì, dai, è forte, lo userò poco perché anche la maga è forte se ti ci concentri. Però mi concentro soprattutto sulla ragazza verde e l'uomo bianco come secondario. Ovvio anche gli altri due hanno delle belle carte da giocare. Qui stanno parlando medicine per guarirti, per riguardarti. Io vado. Vediamo. A lui tanto piace l'altra ragazza, non si danno noia. Ok. Allora, siamo ancora nel posto della neve, non è finita.
Non è finito. Stiamo ancora nel posto della neve, a quanto vedo. E giochi un attimo con il ragazzo. Il posto della neve, le cose principali, almeno per ora, le abbiamo finite. Filmato. La valanga è finita, lo spirito leone è placato. Allora, poi non c'è più, è con noi. Cosa succede ora? Questi carri da dove arrivano? Via dalla mia strada. Dove vanno? Cosa fanno? Cosa trasportano? Una pietra, un minerale raro. Quelli è come se fossero schiavi di qualcuno. Quelle sono guardie. Questi sono schiavi. Forse chiamate un dottore. Poi non posso capire tutto. Mi accontento di tradurre. Ora sto bene. Le parole principali. I dialoghi della meta principale. Ok, vediamo. Cosa succede? Ok, questa è tutta storia principale. Ok, abbiamo visto cosa è successo in quella porta. Ora. Ora. Mi segna. Che si passa di qua? No, chiuso di qua e chiuso di là. La locandiera? Il locandiere sa tutto. Vuole informazioni su cosa è successo, credo pagherò per questo. Qui è posto, finito. Ecco, mi può comprare anche di più. Posto. Nell'ovest. Comunque anche se ordini hai più... Vabbè. Ora posso uscire? Ancora no. Non ho finito di... Ah, c'era lei. No, lei non serve. Niente. C'è un'altra icona marrone per cui... Ah no, devo tornare nella stanza o di loro o... Sì. Forma dell'accaduto, di cosa ha visto. E poi vedremo il da farsi domani mattina. I guardiani. Qui è successo qualcosa di... Saving, ok, riprendo il controllo della protagonista principale. Si può uscire. A questo punto si può uscire.
Non c'è nessuno perché è notte. Non c'è nessuno perché è notte. Lei va a vedere qualcosa. Ok. Allora lui, serve lui, guarda. Non è il giorno? Non è il giorno? Ah, ora ho come il leone bianco, non ho più. Non so. No, posso usare tutti e due. Ora non so cosa c'è da fare, comunque lo vedrò presto. Ah, eccolo, eccolo, anche quest'altro. Ok, qui abbiamo finito. Ok. Perfetto. Qui va, se mi dai due cose possiamo andarcene. Ho riferito che insomma credo ho riportato alla normalità tutto. Allora il mercante, guarda, è quel locandiere. Faccio esaurire i dialoghi. Ok, ancora no. Ancora no. Ok, finito il tutto. Posso anche vendere. Eccole qui, chi ce l'ha? 75, 150. Allora mi serve queste. 11. Di più. 11. Perché poi i nemici sono forti. Questi 3,94. 3 per ora a posto. Ho finito i soldi, poi mi servono per il fabbro. Comunque a posto. Una volpe. Leggiamo la missione principale. Go to Loque Town. Ok, mappa alla mano. Doppia mappa alla mano. Queste sono tutte sotto. Eccolo qua, nuovo posto aggiunto della mappa principale a destra. 1, 2, 3, 4. Loki Town. Un attimo. Ci vado quasi subito a Loki Town. Però vado un attimo a fare la cosa che volevo fare, ovvero dal fabbro a potenziarmi. E lei ci va così, insomma. Wow, ma wow, bo-bo-bom. Lei ci va così, mi ricorda molto la storia infinita, a cavallo del drago gigante. Ok, perché qui c'è il fabbro, però se non ci vai da solo nessuno, ogni tanto devi andare qui dal fabbro a upgradare l'arma. Ho 300 di soldi, poi riprendo la storia principale, almeno faccio più danno. L'arma di lui. Ah, anche lui c'è ora. Sì, siamo in 4. 6-2, 2-1. Faccio uno così. Qui critico. Ancora questo. Mi dice sono a posto. Non puoi più. Niente ti dice. Ti dice che l'uomo non può fare più di così, a quanto ho visto. E allora ho perso tempo. Ti dice al massimo, c'è la spada al massimo. Lei non mi interessa, non posso, dai, perdere tempo. Va bene, torno dove ero. Loki Town. Storia principale.
Io vi davo il nuovo posto da vedere della storia principale. Vediamo cosa succede a questo Lucky Town, quindi. Lucky Town è fatto così. Andiamo a spiare la situazione riguardo a quelle guardie, viste a quegli schiavi. Questo è Lucky Town, ho capito. Militare? Vuol dire torre di fortuna? Roba del genere. Lucky Town, torre fortunata, torre. Allora, noi qui abbiamo da fare qualcosa. Appena posso, uso il leone per vedere com'è. In pratica andrà ad investigare il quarto nuovo arrivato, che è un mezzo. Si infiltra bene, si intruffola bene, aspettando la notte. Ecco, ora è giunta qui. Allora, qui tocca... No, non tocca a lui. Tocca a tutti. Allora, non ti dovresti far vedere. Qui, insomma, cercano di intrufolarsi. Allora, dove sta guardando? Di davanti. Io comando lui, ok, questi sono loro che arrivano in automatico. LS speed up. Ok, e qui appena loro fanno il suo giro. Speriamo vada tutto bene. Se non ripeto è meglio. Dai, mi fa giocare. Dai, mi sono già passato. Di qua che non sono passato. Qui dov'è la strada principale? Di qua. E questo come lo passo? E questo come lo passo? Allora, questa è la loro fortezza, la loro... Dai, mi fa passare. Oh, vai. Di ancora. Ah, quello è il loro raggio di azione, dai. È spento. La loro vista, la loro... Cristo.
Ok. E arrivati, no? Ah, ecco. C'era la strada, l'ho vista ora. Ok, questo non mi dà più noia. Dai. Filmato, ce l'ho fatta. Allora, ancora. Tenendo lui ti fa giocare un po' con quello nuovo. E qui in questo posto, che è sempre quel posto della neve, c'è da fare altre cose ora. Indagare, boh. La meta. Qui sembra non c'è pericolo. Ok. Arrivati alla base, diciamo, all'accampamento cuore. Ah, questi poveracci schiavi. Siamo andati a vedere cosa fanno. Ok, non ci sono nemici. Si fa due parole. Gli ha dato un oggetto. Questi sono schiavi di questi bassi fondi, di questi sono lavoratori. Ti sta spiegando cosa succede. Ok. Ok, vediamo, finite i dialoghi. Minatori, sono minatori. E qui hanno ottenuto le informazioni che volevano. A questo punto mi rimette ancora in mano il ladruncolo, chiamiamolo. Lui ha un sassolino in mano che deve distrarre queste guardie. Non so fino a dove deve arrivare, deve... I sassolini ce l'ho infiniti. Ah no, aspetta, sono fumogeni che le sdraia, ho capito. Fumogeni che le butta. K.O. Ok, se le c'entra, però loro hanno anche orecchio, eh? Un raggio qui? No, qui mi dice non ci arriva. Vediamo se ci arriva. No, ti dice non lo prendi. Ah, ti vede, ti vede. Ho capito, da qui non lo prendi. Mi sarebbe piaciuto levarmelo subito dalle scatole. Allora, uno, due, vai, te le segna, guarda. La meta non ne ho idea, non credo, devo rimanere centrale. Dai, non te lo dà questo, non te lo dà da qui. Allora, posso, c'ho lo speed up. Però ti dà solo quei due. Ok, mi ha preso. Mi ha preso e quelli già abbattuti, diciamo.
quelli già abbattuti rimangono in terra, non si rialzano più. Io non posso prendere però uno per uno, dai. Allora, non posso prendere uno per uno, loro se fanno il suo giro. Beh, però hai la corsa, hai... Questo mi ha visto. Qui va bene, ti dice. In più. Qui va bene. Vabbè. C'è un tragitto preciso, ma ti dice che prima devi andare a prendere questo qua su. Allora, qua su non vedo la scala, però. No, non c'è la scala, allora lì devi stare a distanza, devi stare. Qui ti vede. Questo non ci va, vai tranquillo, non ci va, però. Fa il suo giro, fa il suo giro. Capito? Io lassù non vedo la strada per salire. Qui devi correre. Vedi, se corri ce la fai. Si è fatto quasi insieme. Non so dove devo arrivare, sicuro è meglio. Ho capito. Dove devo, dai. Arriva. Taglia corto. C'era un modo per... per skippare questa roba. Allora, non vedo la meta, non vedo... Dai, che accetta. Però... sì, insomma, se insisti... Ehi dai, tanto sono tutti sdraiati. Vabbè, a parte che non tocco quello. Ce n'è due, guarda. Questo se vuoi lo prendi, però. Ti piaceva, dietro la barriera. Dietro la barriera non ti piaceva. Come fai a vedermi qui? Dai. Ok, skip mi dice che da ora in poi lo posso saltare se muore tante volte. Però non capivo. Avrei fatto bene a mettere questa introduzione. Va bene, dai, insomma, anche se arrivi non sai skip, dai. È un minigioco. Non capivo cosa dovevo finire di fare. Ero arrivato anche alla meta. C'era una barriera, un muro invisibile che più di così non devi fare, grosso modo devi controllare, insomma, come ho fatto. Anche se non l'ho fatto completo. Torni qui e vediamo cosa succede.
Ecco tutto per espiare questo nuovo new entry. Allora, qui succede roba. Questo non l'ho mai visto finora. Allora, vediamo cosa fanno, cosa succede. Ok, quando è necessario l'opportunità. Allora, è ancora notte. Questo mago frate sono accampati qui. Ha un anello familiare quel tipo. Vediamo cosa fanno. Spiano i piani e i discorsi di questi due capi. Allora. Ancora nascondersi. Via libera. Allora, vogliono liberare gli schiavi. Mi sa da questo lavoro frustrante e magari senza paga. A pane e acqua. Hanno fatto danno. C'è un allarme. Ops, questo è una traccia. C'è un allarme. Uccidete gli stranieri. Poche parole. Questo uomo col cappuccio non si rivela. Sembra che comanda ancora di più di questo con le piume. Allora. Una pelliccia di volpe. Allora, noi siamo qui per liberare questi schiavi, ho capito. Ci hanno scoperto. Credo. Sì, non si può andare via? No. Gli si copre le spalle. Pregherò per voi. Ok, e dammi la donna, va 89, 108. Ah, però c'è anche. Dammi proprio la donna. E ora siamo in 4, c'è un po' di casino. La maga non la voglio. Voglio lei. Ma lei dice, no, volevo, lei fa 27, però. Qui è comodo se tengo l'uomo. Vabbè, tanto siamo tutti con tutti. 1,30. Allora, qui è nuova roba. C'è il leone. Dico, proviamolo subito. Lo provo a breve perché ora ci saranno nemici più forti di questi spiccioli che sto battendo. Almeno non spreco mana. Vabbè, se no tieni, guarda. Eccolo qui. Il leone che ho appena sbloccato agisce con una scia di ghiaccio. Si può potenziare. Ok, lasci più. Spreca mana a go go. Pazienza. Devo tenere a bada per quel timing. Ah, mi sta suggerendo che posso comprare ogni tanto un oggetto per scappare, ho capito. Però non
so se sono capace con il gioco in inglese. Vabbè, se qui però mi dà esperienza, la prendo. Se non me la dà, ce l'ho. Vabbè, dai, c'è il tempo. Sono a tempo, questi non credo mi danno esperienza. Ha detto potevo anche scappare a questa battaglia, eh. Time for miners. Ho detto compra ogni tanto time for miners per scappare. Tempo di mina, roba. Ecco qui. Anche questo c'ha i poteri. Ok. Invoca qualcuno di grosso. Eccoci qua, qualcuno di grosso tocca a noi. Questo punto. A questo punto. Ecco, questo c'è energia. Vai col leone. 600 di danno il leone. Poi mi dai il falco. Questo qui che gli ho strapotenziato. Madonna, com'è forte sto falco qui. Questo falco qui cura la mano. Tanto gli altri combattono per i fatti soli. Oggi ha fatto un casino di danno. Questa è buona, perché gli ho potenziata involontariamente. Tanto ci ho speso tutto. Questa del falco a destra, infatti, fa un danno cane. Il leone per ora non è più forte di quel falco. Ha finito tutte le MP. Guarda, quando ha finito tutte le MP, uomo alla mano, lei ha finito. Si sfruttano le MP sua e il potere di attacco suo. Lui è pieno di MP. Poi Salamaga, avrò tempo per provarlo. Ok, le ho scaricate di tutto. Ce l'ho fatta perché la donna ha fatto tanto, la donna verde. Spompata la donna. Non sono stato a ricaricare, ma ho usato l'uomo, le MP dell'uomo. Non è finita, però c'era un secondo step, vedi? Un secondo step. Ora è ancora più forte, ho sbagliato a questo punto. Ho bisogno di oggetti, MP. E le uso, pace. Questo è un boss. Ora sì che è forte. Ah, si scappa perché sono davvero spompo. Purtroppo sembra che non si scappa. Non di nuovo, non di nuovo. Ora anche più forte. Prendilo. Siamo noi ancora nel mezzo. Ok. Wow, se ti prende questo, oh, speriamo si uccida di filmato, dai, perché ero davvero spompo. Gli oggetti non me li fa ritoccare, lo... non ce la potevi fare, salvo non ripieni. E lui ora è al mio servizio, il leone mi ha detto. Wow. Il leone è al mio servizio. Ti consiglio di scappare. Il leone gli obbedisce. Davvero forte. Dopo non so se prenderò. Ok, vieni qui, vieni qui. Non so se dopo prenderò altri, chiamiamoli spiriti ancora. Giusto, lei ha perso, la ragazza viola ha perso un oggettino. Ma comunque l'oggettino non so se risaliranno a loro. Allora, si scappa, però ci rifugiamo qui, ci rifugiamo qui. L'importante è che mi ripieno le energie.
这样胡乱来会白白送命的。抱歉啊，我刚才拖了后腿。幸好有修大哥。allora siamo nel luogo。兄弟，大恩不言谢。Siamo tornati nella caverna di cristallo. Giochiamo ancora in questo posto, in questo mondo. La mappa poi è grande del gioco, ogni tanto si, mano a mano si amplia di posti primari e secondari. Allora ti dice che andiamo laggiù a Colin Canyon. Questo era un sottobossettino. Come stai? Loro due sono fra loro due, diciamo. E gli altri due stanno, sono fra gli altri due. A lui piace lei, la viola. La viola. Credo che alla fine lo ricambia, anche se sembra che non ci sta. Ok, mi ha dato esperienza Machine Brand. Ok, allora mi riconsiglia l'uomo via di qui che ok. Finché parlano non posso fare niente. Ok. Ok, devo andare in Holy Canyon. Devo andare in Holy Canyon nonostante se voglio esplorare la caverna. Holy Canyon. Eccoci qua. Qui, storia principale, inutile. No. Sì. Praticamente mi ha fatto uscire con un click dalla caverna. Anche perché qui cosa ci stavo a fare? Ecco, devo trovare questo, guarda. Ok, lui ci ringrazia per tutto quello che abbiamo fatto finora. Logico che il gioco va avanti ancora. Nuova indicazione. Hai un piano per dopo? Per prossimamente? Vediamo se in questo focolare mi ripristino anche l'MP. Suona bene. Ok, nuove indicazioni per dopo. Ah, ci ha già ripienato da solo. Fammi vedere se mi ha ripienato. Sì, lo vedo da qui, scusa. Da... Sì, mi ha ripienato. Anche se non ho la barra. Ti dice. Allora, le ho riportati qui questi tipi. Qui è inutile che cucini, ormai sono a posto. Allora, go to Xianzet. Eccolo qua, un nuovo posto apparso alla mappa. Via da queste caverne magnifiche. Nuova destinazione e meta è questo Xianzet. E questo Xianzet è un posto veramente magnifico. Posto veramente magnifico, anche qui pullula di alberi di ciliegio, petali di ciliegio, tutto. Ogni posto ha un suo caratteristico particolare, ogni posto del gioco è diverso da quello vecchio.
E questo è questo posto qua. Questo posto qua. Altre cose da fare, nuove cose da fare per la meta principale. Nuove cose da fare che vedrò la prossima volta.